Un breve saluto ai nostri fratelli di lingua tedesca, Ein kurzer Gruß auch an alle deutschsprachigen Pilger und Hörer. che ringraziamo ogni volta per fare tanti chilometri per essere qui ai piedi di Maria, Regina dell'Amore. Denen wir immer wieder danken, weil sie so viele Kilometer macht, hier zu Füßen der Königin der Liebe zu verweilen. Abbiamo sentito durante tutta la Via Crucis Wir haben längst des Kreuzweges gehört. parecchi messaggi che la Madonna ci ha dato come oggi, in questa data. Jeweils Botschaften, die sie am 15. August hier gegeben hat. E in molti di essi c'era come un ritornello Und in vielen dieser Botschaften war es immer eine Wiederholung. che ci invitava ad essere là dove lei oggi è. Eine Einladung an uns, die wir auf dieser Welt leben, eine Einladung, dass wir einmal dort sein werden, wo sie jetzt ist. Che ci diceva: sì, io sono stata assunta in cielo in anima e Sie corpo. sagt, ja, ich bin aufgenommen in den Himmel mit Leib und Seele. Ma sono andata con Gesù ad aspettarvi, a prepararvi il posto. Aber ich bin mit Jesus habe ich bin ich bereit oder habe ich einen Platz für euch Perché vorbereitet. io voglio che tutti voi siate dove sono io. Denn ich möchte, dass ihr alle dort seid, wo ich bin. E anche noi allora un giorno, So werden auch wir eines Tages e questo lo viviamo nella speranza, Und das leben wir natürlich in der totalen Hoffnung. potremo fare l'esperienza che ha fatto Renato, Da werden wir die gleiche Erfahrung machen wie Renato, che ha toccato le mani di Maria der die Hände Mariens angefasst hat, durante un'apparizione während einer Erscheinung. e ha detto: ho sentito il calore delle sue mani, Und anschließend hat gesagt, ich habe die Wärme ihrer Hände gespürt. ho sentito la sua corporeità. Ich habe ihre Körperlichkeit verspürt. Abbiamo detto altre volte: Wir haben schon früher öfters gesagt, l'amore di Maria die Liebe Mariens per tutti noi für uns alle ha voluto far toccare a un uomo, per quanto straordinario, hat es dazu gebracht, dass ein Mensch auch auf besondere Art und Weise ha voluto far toccare la realtà di questo dogma. eben die Wirklichkeit, die Wahrhaftigkeit dieses Dogmas angefasst hat. Non è un'invenzione dei preti. Das ist nicht eine Erfindung der Priester. Lei è veramente salita al cielo, anima e corpo. Sie ist wirklich in den Himmel aufgefahren mit Leib E und se a Seele. Lourdes la Madonna, apparendo a Bernadette, Und wenn in Lourdes die Madonna eben Bernadette erschienen ist, aveva confermato il dogma proclamato 4 anni prima dal Beato Pio IX, Und eben das Dogma, das vor 4 Jahren vom Papst verkündet worden war, dicendo: io sono l'Immacolata Concezione, eben bestätigt hat, indem sie gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis. possiamo dire che con Renato So können wir sagen, mit la Renato Madonna ha voluto confermare il dogma dell'Assunzione. wollte Maria eben das Dogma der Himmelfahrt Mariens eben bestätigen. E allora ricordiamoci tutti So wollen wir alle uns daran erinnern. che è vero, la nostra anima è eterna, Ja, unsere Seele ist irdisch. ma anche se il nostro corpo deve restare qui e diventare polvere, Auch wenn unser Körper hier verbleiben wird müssen und zum Staub è wird, destinato pure lui, pure il nostro corpo, a risuscitare, aber auch unser Körper wird einmal dazu bestimmt sein, aufzuerstehen, a riunirsi alla nostra anima, sich zu vereinen mit unserer per Seele essere come Gesù e Maria, risorti. und wie Jesus und Maria eben aufzuerstehen. Certo, tutto questo non avviene gratis. Das ist natürlich nicht alles gratis. Abbiamo percorso la Via Crucis. Wir sind gerade den Kreuzweg gegangen. E nella nostra vita ci sono tante Via Crucis. Und in unserem Leben müssen wir viele Kreuzwege gehen. Ecco, se le faremo con amore, con fedeltà, Wenn wir sie in Liebe und Treue gehen, parteciperemo anche noi alla grande festa. dann werden auch wir dieses große Fest erleben. Perché a questo siamo destinati. Denn dafür sind wir, dazu sind wir bestimmt. Non siamo frutto del caso. Wir sind nicht ein Zufallsprodukt. Siamo stati voluti dall'amore di Dio, sondern wir sind ausgegangen vom Willen Gottes, così come tutti quei bambini che non possono nascere perché non glielo permettiamo, so wie alle Kinder, die nicht geboren werden dürfen, weil wir es ihnen nicht erlauben. Voluti dall'amore di Dio, Sie sind aber von der Liebe Gottes gewollt, il quale ci rivuole con Lui,
der uns alle mit sich vereinen möchte per l'eternità. In alle Ewigkeit. Ecco, preghiamo gli uni per gli altri. Beten wir also füreinander, perché questo si possa verificare per tutti. Damit das eben für alle Wirklichkeit wird. Anche per quelli che oggi non sono qui tra noi. Auch für all jene, die heute nicht unter uns sind. E che pure Maria invita. Die aber von Maria eingeladen werden. Vogliamo in conclusione allora leggere un messaggio della Madonna. Forse vi siete accorti durante la Via Crucis che ho letto tutti i messaggi del 15 agosto saltando un anno. Quello del 1998, ecco, l'ho fatto apposta perché volevo leggerlo in questo momento. Ringraziate e benedite con me il Padre. Figli miei, questo giorno è la festa del cielo e la gioia dei santi. Ogni mio intervento è un richiamo, un invito per farvi tutti partecipi. Vivete la vostra consacrazione e parteciperete anche voi alla grande festa. Figli miei, non dimenticate che molte, troppe anime sono in pericolo e possono essere travolte per sempre. Siate degni della vostra vocazione, al vostro esempio si uniscano sacrifici e tanta orazione. Gli uomini tutti si pieghino, si abbassino, chiedano perdono per tutti gli errori ed orrori che si commettono nel mondo. Accogliete i grandi eventi che segnano la fine di tanta iniquità e siate pronti ad accogliere il tempo nuovo migliore. Grazie per la gioia che mi date, vi benedico tutti e vi stringo a me. Non credo ci sia bisogno di tante parole o di tanti commenti, perché questo messaggio si commenta da solo. All'inizio c'è l'invito ad essere laddove lei è, di cui abbiamo appena parlato. Questa dice la Madonna: questo giorno è festa del cielo, è gioia dei santi e dovrebbe essere festa anche per tutti noi, proprio per il destino che ci è riservati. Questo giorno è la Pasqua dell'estate, perché Maria, con la sua assunzione al cielo, partecipa in pieno della risurrezione di Cristo. Il suo corpo, perché Immacolata Concezione, non poteva subire corruzione. E questo amore grande che Gesù ha avuto per sua madre, che Dio ha avuto e ha per sua madre, è un amore che continuamente viene riversato su di noi. E questo amore che continuamente bussa al nostro cuore, ma tante volte trova cuori chiusi, trova cuori distratti. Gesù diceva un giorno: quante volte, quanto tempo voi siete senza di me? Io sono sempre con voi, ma voi non siete con me. Perché pensiamo ad altre cose, perché abbiamo altri progetti, perché abbiamo progetti umani, ambizioni umane. Vediamo che il mondo intorno a noi è in crisi, che rischia di crollare da un momento all'altro, ma ancora coltiviamo in ambizioni, progetti, eccetera, eccetera, nella speranza, perché tutti quanti abbiamo la speranza dentro il cuore, che tutto torni come era prima del Covid. Ma io temo che non tornerà più niente come prima. Ma guardate che questo è un bene, che non torni tutto come prima. È un bene per gli anziani, è un bene per gli uomini di chiesa, è un bene per gli uomini di Stato, è un bene per il popolo di Dio, è un bene per i cristiani, è un bene per i giovani, che niente torni come prima, perché bisogna ricominciare da capo, non tanto per il progresso economico, scientifico, non quello, se è sano vada pure avanti, ma dobbiamo ricominciare da dentro. Dobbiamo ricominciare dal cuore, bisogna vivere più dentro, e oggi siamo troppo portati fuori di noi stessi, tante distrazioni che tante volte, se siamo ancora abituati a fare l'esame di coscienza la sera, ci accorgiamo che in fondo abbiamo passato poco tempo con il Signore, forse troppo poco. Eppure la Madonna qui ci aveva dato un messaggio all'inizio, quasi all'inizio delle sue apparizioni: a Dio si danno le primizie, non gli avanzi. E purtroppo qualche volta siamo qua costretti a dire: Signore, oggi ti ho dato un avanzo di tempo, un avanzo di pensiero. A Dio si danno le primizie, non gli avanzi. E allora, se vogliamo partecipare a questa grande festa d'amore, ricambiamo questo amore. Facciamolo con tutto il cuore. Ieri io sono stato impressionato, ieri mattina quando, il 14, ieri mattina quando abbiamo iniziato il meeting, quel sacerdote ortodosso che ci ha detto: noi ortodossi facciamo per la festa dell'assunta, per oggi, facciamo 15 giorni di astinenza dalle carni,
Perché? Perché Maria per noi ha fatto tantissimo. Insieme con Gesù ha dato tutto per noi e noi facciamo almeno questo per la Madonna. 15 giorni di astinenza dalle carni per prepararci alla festa dell'Assunta. Ecco, noi occidentali abbiamo perso tante di queste cose. Forse non le abbiamo mai avute proprio. Ecco, abbiamo perso tanto. Allora, per carità, ognuno, ogni confessione religiosa ha il suo rito, ha i suoi riti, ha le sue regole, per l'amor del cielo, ma chiediamoci, visto che la Madonna ci dice: se volete essere con me, vivete la vostra consacrazione. Vivete la vostra consacrazione, non basta farla, vivete la vostra consacrazione e parteciperete anche voi alla grande festa. Se vivremo la nostra consacrazione, cioè se ricambieremo l'amore che Gesù, che Maria hanno per noi, ricambiandolo come? In tanti modi si può ricambiare l'amore, innanzitutto amando il Signore, amando la famiglia, facendo i propri doveri con amore, vivendo nel mondo, ma non essere del mondo. Questo è l'amore più grande che noi possiamo avere. Ecco, questo amore importante, questo ricambiare l'amore che Gesù e Maria ci danno, e il consacrato al cuore immacolato di Maria, ecco vivere la consacrazione. Il consacrato al cuore immacolato di Maria può vivere la consacrazione pensando che una volta consacrato non può più vivere per se stesso, ma deve vivere per lei, deve vivere e morire per lei. Vivere e anche morire per lei, perché comunque al di là di tutto bisogna morire. Vivere e morire per lei, questo è molto importante. San Massimiliano Kolbe, che abbiamo ricordato ieri, diceva: di quale grande pace saremo avvolti nel letto di morte al pensiero che molto avremo lavorato e sofferto per lei. Lavorato e sofferto per lei. È un'occasione che la Madonna ci ha dato a tutti e continua a dare a tutti noi, continua a invitarci a questa consacrazione. E infatti la Madonna dice: veramente mi amate? Se veramente mi amate, allora pensate anche ai fratelli. Questo è il secondo modo per amare Maria. Pensate anche agli altri. Non dimenticate, sempre il messaggio che ho letto, non dimenticate che molte, troppe anime sono in pericolo e possono essere travolte per sempre. E allora, se noi veramente abbiamo il cuore di Maria, non possiamo far finta di non aver sentito queste parole. Se Maria, se veramente siamo con il cuore di una madre come Maria, non possiamo disinteressarci dei nostri fratelli, perché Maria ama non solo noi, ma anche i nostri fratelli, anche quei fratelli che oggi pensano tutt'altro, anche a quei fratelli che oggi magari la bestemmiano, che vivono le vacanze come modo per le trasgressioni possibili e immaginabili, anzi si vede l'ora quasi che arrivano le ferie, sperando che ci siano le aperture, che non ci siano zone rosse, bianche, ma non ci sono mai in agosto. Ecco, in modo che si possa continuare a fare quello che si faceva prima, che si voleva e che si vorrebbe fare ancora, con tutte le trasgressioni possibili immaginabili. Ecco, questo è, bisogna pensare a questi nostri fratelli. E come? Al vostro esempio si uniscano sacrifici e tanta orazione. Quarta apparizione di Fatima: molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Ma oggi, dopo 104 anni da Fatima, non basta più solo la preghiera e il sacrificio per loro, ci vuole anche l'esempio, cioè una vita vissuta, una vita cristiana vissuta, una consacrazione vissuta. Ecco cosa ci vuole oggi: preghiera, sacrificio, esempio, cioè testimonianza coerente e cristiana. Carissimi tutti, la Madonna conclude questo messaggio con una grande gioia per noi, perché dice: accogliete i grandi eventi che segnano la fine di tanta iniquità e siate pronti ad accogliere il tempo nuovo migliore. Ecco, questi eventi che noi viviamo oggi e che vivremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questi eventi che noi viviamo, non dobbiamo vederli come il trionfo del male, ma come la fine del male, come la fine del maligno, il quale, come dicevo anche oggi pomeriggio, più si avvicina il momento della sua sconfitta definitiva, più batterà forte la coda, le corna e tutto quanto, cercando di creare la massima confusione possibile, la massima dispersione possibile, cercando di portare più anime possibile all'inferno. E ci sono tante anime oggi nel mondo, magari che conosciamo anche, che di queste cose neanche ci pensano. Ma ricordiamo anche a loro
Chi ignorantemente pecca, si diceva una volta, ignorantemente si danna. Io non so quanto vero sia tutto questo, ma a volte l'ignoranza è colpevole, soprattutto nei nostri tempi, è molto colpevole, perché abbiamo il catechismo, abbiamo i santi, abbiamo un sacco di cose. Chi ignorantemente pecca, ignorantemente si danna. E quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di esempio, preghiera e sacrificio per loro. Ecco, ma soprattutto a guardare con speranza, perché l'aurora del mondo nuovo è già iniziata, è la presenza di Maria. E questa presenza, siamo qui oggi perché? Perché c'è stata la Madonna qui? Perché ha parlato a Renato? Se no non saremo qui oggi, chissà tutti dove saremo tanti di noi. Ecco, l'aurora è già iniziata, non la vediamo ancora forse con gli occhi della carne, ma è già iniziata. E allora il fedele sa che tutte le cose negative che ci sono e che ci saranno non devono essere viste come, ripeto, la sconfitta di Dio, ma come il fatto che il Signore sta preparando, passatemi questo termine, è come se fosse la quiete prima della tempesta, avete capito? Una specie di calma apparente prima della tempesta, perché poi a un certo punto il Signore si alzerà in cima alla barca e dirà: fermati, basta, è finita qua, chiuso, comando io adesso. Come ha fatto nel lago di Genezaret, no? Si è alzato, ha detto al mare, al vento: taci. E oggi il vento e il mare soffiano. Vorremmo che anche qui ci fosse un po', ma a parte questo, ecco, il vento e il mare soffiano contro la Chiesa, contro la cristianità, soffia contro il mondo, soffia contro quelli che sono rimasti fedeli alla vera fede, che non sono mica tanti purtroppo, alla vera fede, al vero credo, al vero Cristo, soffia, soffia fortissimo, e il Signore sembra in questa fase che stia dormendo. Non vi preoccupate, che il Signore non dorme, e quando è il momento si alzerà e dirà: basta. Quindi accogliete i grandi eventi che segnano la fine di tanta iniquità, la fine di tanta iniquità, e siate pronti ad accogliere il tempo nuovo migliore. E come si fa a essere pronti a accogliere il tempo nuovo migliore? Beh, se avremo appunto vissuto la nostra consacrazione, se saremo stati costanti nella preghiera, se avremo perseverato anche nelle nostre croci, se avremo portato l'amore ai fratelli, se avremo cercato di salvare le anime, tutto questo, accanto alla preghiera, al sacrificio, a tutto quello che ben sappiamo. Ecco, siate pronti ad accogliere i tempi nuovi, perché non è che il tempo nuovo, il trionfo del cuore immacolato di Maria, un giorno arriveranno e diranno: toc toc, sono io, sono qua. No, sono eventi che si costruiscono nella storia, però bisogna essere attenti, perché oggi, mi sto già accorgendo anche tra i cristiani, su tante cose che accadono, non c'è il discernimento giusto. Tanti non capiscono più niente, non capiscono più niente. Sto notando, non tutti, sto notando però, che quelli che hanno seguito la Madonna in questi anni, anche se sono stato tanto derisi, tanto perseguitati, hanno un qualcosa di diverso nel loro considerare i fatti, nel loro considerare tante situazioni. E questo è dono di Dio. Ringraziamo il Signore, perché non è merito nostro. Siamo nessuno noi, siamo strumenti. Ringraziamo il Signore se abbiamo capito qualcosa di più. Ripeto, non tutti, neanche noi, per carità, non tutti, neanche i cristiani, non tutti, neanche i consacrati, ma se abbiamo capito qualcosa di più, ringraziamo il Signore, perché questo, perché Egli, la Madonna, ci aiuti, ci continui a sostenere per vivere insieme con Lei questo passaggio al mondo nuovo, questa aurora del mondo nuovo, che però ha bisogno anche, oltre che della grazia del Signore, ha bisogno anche della nostra collaborazione, della nostra disponibilità, della nostra consacrazione e di tutto quello che la Madonna ci ha sempre insegnato in questi anni. Ecco, allora per noi, anche per noi, la strada del cielo sarà aperta. Come Maria è entrata in cielo, anche noi potremo un giorno entrare in cielo, magari con un po' di purificazione prima, però ecco, potremo entrare in cielo anche noi e contemplare lo sguardo del Signore, lo sguardo della Madonna, che è uno sguardo di amore, che è uno sguardo di pace, di serenità, ecco, e soprattutto uno sguardo di speranza, se non per noi, almeno per i nostri figli, per i nostri nipoti, che un mondo migliore di questo, di un mondo migliore di questo, avrebbero anche il diritto di averlo. Ecco, sta a noi preparare per loro un tempo nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo concludere questa nostra preghiera, prima di questa nostra Via Crucis, prima della benedizione finale, con una preghiera, la preghiera che oggi ci propone la Chiesa come inno ai Vespri. Ave, stella del mare, madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo,
L'ave del messo celeste reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene, mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, Lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Lode all'Altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo l'inno di fede ed amore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci sempre da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro Satana. Sii il nostro sostegno contro la sua perfidia e le sue insidie. Ti preghiamo supplichevoli che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio, rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, e così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso San Giuseppe, tu che fosti scelto dall'Eterno Padre per custode e difensore del suo Divin Figlio qui in terra, custodisci e difendi ora la Santa Chiesa della quale sei stato proclamato universale patrono. Custodisci e difendi noi pure in vita e specialmente in morte, e così sia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Dominus vobiscum, per intercessione Beate Virginis Marie Regine Caritatis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia, donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. A tutti buon proseguimento e sia lodato Gesù Cristo. Sempre.